anche ci mancava il pane, però è stato sempre bene la cogliuta. Facevo, usavo le scarpe, sciusciavo. Vedevate a quaglietta, giocava a palla di stelle. È tutto cambiato, era meglio prima, molto meglio prima. Allora io quando parlo di quaglietta sono povero. Quando ero al mese di maggio a me il quaglietto mi mandava troppo. E poi le campagne, che c'erano gli aiene, le piegole, tutte. Oggi le identità di quaglietta sono in America. Il senso di appartenenza lì è molto molto più sentito. A me tieni 100 anni. 700. Con 10 anni loro devono capire che le cose sono cambiate nel mondo. A New York, 47 strade, 20 anni. Bello ricordo quello. Ma me ne andassi a quelli. Me ne andasse ammortita la sua proprietà. Se sei italiano, sei molto orgoglioso di essere italiano. Le due comunità, quella espina e quella americana, costituiscono ancora, mi ha colpito tantissimo questo, quasi un'unica comunità. Forse i quaglietiani che sono degli Stati Uniti sono veri quaglietiani. I'm the president of the Women's Club, which we started in 1994. Poi col passare del tempo la comunità quaglietana si è rafforzata qui e... al mese di maggio a me il quaglietto mi mandava troppo, che si facevano le feste, ma qui si lavorava sempre. L'anima e il cuore sembra quaglietto.